Poi siamo diretto a senza mascherina, di distanza. Mi fatto no. Riccardo, no, no, tiela, è la mascherina. Vai, poi la te la levi. La tengo qui. Ecco. Dai, ciao Lady, buonasera ragazzi, buonasera a tutti dal nostro canale Capelli Intelligenti. Guardate chi c'è qui stasera. Allora, non so, però qualcuno dovrebbe mandare un messaggio. Era? No. Un messaggio di? Di? Ciao. Che è il messaggio? Penny Blu, se ne va via. Arrivo. Penny. Allora, ora... Ciao Luciana, ciao Lucky Luke, ciao Franci. Oh, allora ragazzi, buonasera agli amici di Instagram, ciao a tutti. Ciao Lucky, ciao Franci. Siamo distanti. No, tieni la mascherina, chiudo il live. Chiudiamo il live. Si respira male ragazzi. Chiudo il live, Allora aspettiamo Lady Blue, mi hanno lasciato così. E... Lady Blue forever. Eccola. Ciao regà. Lady Blue si mette la Lady Blue. Che amici. Madriane vecchio, scrivi qualcosa. Buonasera ragazzi, ciao Lady. Ciao. Direttamente dai canali Capelli Intelligenti abbiamo un ospite, il grande Mirko. Il grande Mirko, senti, ma che devi... Allora, no, ditemi direttamente da Careggi. Sono uscito, mi ha dato un'ora. Allora sono venuto a fare. No, fate passare Instagram dall'altra. Fate passare Instagram. Grande Instagram. Ciao ragazzi. Allora. Che deve fare? Scusa, che deve fare? Non l'ho capito, fatemi capire. Devo cambiare l'impianto. Eh? Ha detto a Careggi devo cambiare l'impianto. Parliamo sotto voce perché di là dormono, perché abbiamo la spalla. Allora, te lo posso levare io? Ma posso fare una cosa? Dai. Ma dai. Posso farla? Dai. No. Tiro, eh? Sì. Per quelli che vengano no, non viene no allora mi fermo ragazzi, mi fermo. Vabbè. Non viene, no, io potevo tirare. No, la gente ha paura che si scolli sto oso, ma non si scolla ragazzi. No dai, ho fatto per fare per vedere dopo. Ma glielo posso tirare così 80 kg? Sì, no. Dopo tanti giorni non viene via lo stesso. Perché? È perché c'ho il cieco attaccato. Hai la tecnologia del geo? Va bene, ragazzi, ho fatto. Allora facciamo fare la cosa normale. Allora, fai una disattivazione, via. Su. Il magico. Guarda com'era facile togliere il geo, ragazzi. Incredibile. Ciao Leo, grande, ma come mai non vieni più qua, eh? Allora ti stiamo aspettando, che fai? Stai soffrendo? T'ho tirato io, non facevi più. Ora ti tira Lady Blue, allora ero meglio io per levarlo. Che fai? Butti via. Il geco è stato buttato via, ragazzi, eh? Attenzione al geco, attenzione. Ha schiacciato la parete, oh. Me l'ha schiacciata la parete, piglia le zanzare la sera, sai che le trentini piglia le zanzare? Non lo sapevi? La trentina piglia le zanzare, signore e signori. Qua sei bellino, sì. Sì, davvero. Cioè, il rigo dell'abbronzatura. Sai quando faccio una cucciolata, se ne serve un cucciolo, vai. Il rigo dell'abbronzatura. Quando fa una cucciolata te lo metto da parte, Leo, ho detto che presto arriva. Leo, ti stiamo aspettando, ma voglio dire, ma... È di blu, e ragazzi, è stato... Non si dice. È prossimo. Perché? 9 mesi è prossimo? Sì, ma veramente anche no. 18. 18 mesi? Sì. Lei 18, è vero. Lady Blue 18. 18 mesi perché c'hai 3T. Nasce la 3T. Lady Blue è andata con la 3T, ragazzi. Lady non so. Che tu dici funziona? Funziona? Dice funziona? Presidente, siamo sbagliati. Non so ancora se ci stanno... osservando dietro il muro. Sì. Per me c'è gli spie, presidente, l'ho visto. Vabbè. C'è servizi, Ero partito tutto entusiasta, ora. Cioè, la telefonata di lavoro, scusate, ma faccio il telefono di lavoro, allora. Scusate, ma devo lavorare anche io, sono in diretta, ma devo lavorare. Pronti? No? Ah, no. Vabbè, tanto si chiamerà il dottore.
Ciao Irene, come stai? Grande! Va bene, va. Una grande Irene, come stai Irene? Come siamo? Come siamo? Come siamo dalle tue parti? Qui c'è quasi 42 gradi. A fine, in quel di Calenzano, anche se siamo tutti in, in battaglia, eh. Che fai? Piangi? Va bene, ragazzi, il pianto resiste anche oltre gli 80 vado. Gradi. No! 80 gradi, Leo. Allora sei un grande. Ma non è che quando hai fatto la pizza lì a Lugano ti sei incatapultato dentro il forno? Che c'ho la torta? Sono un sapere di torta. Sto facendo le uova? Sto facendo la crema, c'è anche lì. Sotto. Aspetta. Bello, c'hai degli occhi espressivi. Capito? Ciao Lady. Ciao. Allora Lady ha detto che andrà in, in ferie a Gioia Tauro. Sì, a Gioia Tauro. Sì. Più che altro a Gioia, Tauro come fa? Fa tanta gioia lui. Ok. Poco Tauro. Non si dice dove va lei. Lei non si dice più, ragazzi. Ormai è diventata una, capito? È bippina, capito? Non ci dice per nulla. Ma perché gli stai strusciando la testa? Sta chiedendo una magia. Vedete come gli anni mi strusciano la lampada, uguale. Mi sta chiedendo che vuoi lei. Ciao Antonio! Bentornato, grande. Quasi quasi me li faccio pure io. Non vorrei quando vado in moto. Mi parte. Li lascio dietro, no? Ma che lasci dietro Antonio? Ascoltami, se sgassi fai la differenza, no? Con la tecnologia del GECO non hai nessun tipo di problema. 80 kg, l'hai visto prima? Perché ogni tanto gli fosse sorprese a Mirko, no? Gli arrivo qua dopo due mesi e gli tiro i capelli per vedere se lo volevo buttare in diretta giù dalla sedia, però poi... Ci sarebbe rotta la sedia. Sì, insomma, poi mi toccava ricomprare la sedia, capito Antonio? Allora, scusa Antonio, se vuoi fare... Il Mirko 2 la vendetta, va bene? Te vai in moto tranquillo, gas, va bene? Quindi. Grande Leo, però voglio dire, non possiamo confermare perché è tanto e non ti vediamo. Sicuramente sei un campione e sei sempre al top. Un grande Antonio, guarda com'è il grande Mirko, lo vedi? Prima del trattamento 3T Ionis, capelli intelligenti, Diciamo il dispositivo medico. Di classe 1 che non utilizza né colli né adesivi, ma solo la membrana a scambio ioni, quindi la tecnologia del GECO, la tecnologia brevettata che usa il principio del GECO, il sistema di fissaggio più sicuro al mondo. Io invito chi ha un vecchio sistema a collo adesivi, insomma ormai si usavano negli anni 80, 90, 2000, insomma poi... Ora siamo nel 2020, io penso che la tecnologia del GECO sia quella che vi dà la sicurezza, filo di gas, testa alta e via, andare. Si può. Leo, ci manchi anche te, va bene? Anche se Lady Bull va a Gioia. Non si sa, Dove vai? Dove vai Lady Bull? Sorpresa! Piazza di Anna Capri. Mi sono permesso, Toccare la testa del grande Mirko perché porta anche fortuna. Vero. Come il maialino. No, potete toccare, ragazzi. Vi avvicino, guarda, il dito. Fermo. Esprimete un desiderio. Vengono i capelli ricci, La testa... Ciao Spontina, buongiorno, buonasera. Da dove ci stai seguendo? Dove ci stai guardando? Com'è il tempo lì da te? Vediamo qual è la città e la regione più calda d'Italia, Facciamo una scommessa. Oggi Toscana 41. Vediamo chi c'è. Chi ci dice qualche temperatura o più alta o più bassa. Vabbè. Allora, una cosa, per chi ci sta guardando, ripartirà il canale Avventura, con il grande Davide, Allora, nei prossimi giorni vedete un bellissimo live di una scalata con i capelli intelligenti fino a 3000 metri, quindi si fa veramente la sicurezza con cui... No? Chi indossa la tecnologia del GECO può andare fino lassù dove osano le aquile senza avere nessun timore. Victor, Milano 42 ore 15. Milano in testa. Allora, Victor, incredibile.
incredibile. Foggia, no, attenzione, Emanuele, Foggia 45 gradi. No, Manu, sei andato in testa straordinaria stasera, eh? Quindi sei andato in testa straordinaria. Ma che fai? Scarti. Allora, scarta la tecnologia del GECO. Attenzione. Tecnologia, porti l'attenzione a quella. No, vedi, la testa di Mirko sembra la testa di un bambino, per non dire una parola, siamo nella fascia protetta, bene? Ecco la tecnologia del GECO, la membrana non utilizza né colle né adesivi, ma solo la membrana a scambio ionico. Attenzione, semplice, sembra facile, ma Lady Blue è la sua. Ecco, ora io mi viene voglia di tirare a tutta randa, capito? Perché avete la sicurezza che c'è. Vai, lo sapevo, eccoci. Eccoci, lo sapevo, eccoci. Sei bellino però, eh. Tu sembri, lo sai, tu sembri, non so. C'è un po' meno di puntina. Mi levi la punta? Allora, Ivan, porta irritazione? No, assolutamente no, perché te l'ascolta, non essendoci né adesivi né colla, te l'hai visto, non l'hai scartato con una ramella e fa l'applicazione. Assolutamente, è una tecnologia, ci sono 5 brevetti, ormai vedete i nostri live un po' in tutte le parti del mondo, no? Quindi penso... Ci seguite in tantissimi, però se vuoi avere, Ivana, l'innovazione qual è stata? Aver abbandonato le colle, va bene? Quindi aver abbandonato tutto quello, vedi, lei ora glielo toglie e glielo rimette, no? Cioè è straordinario, no? Lo potresti fare centinaia di volte, migliaia di volte, no? Quindi fargli vedere che lavorazione c'è. Quindi non ci sono nessun tipo di problema. Quindi la tecnologia quindi sfrutta il principio del GECO, va bene? Quindi lui si riaderirà. Quindi con la stessa tenacia di prima, senza, con il calore della pelle, quindi lui lo potrebbe togliere e rimettere centinaia di volte. La grande tecnologia quindi traspira come la pelle, quindi la grande innovazione, ormai sono 10 anni però che è stato fatto questo brevetto, attenzione. E tra l'altro poi nel 2012 è passato dispositivo medio di classe 1, quindi nell'arco di 6 minuti, quindi arriva all'80% quindi della sua capacità di fissaggio, fino a 80 kg. Questa è la tecnologia del GECO. L'avete vista anche semplicità di Blue, che è un fuoriclasse straordinario. Attenzione, Antonio, Ionica, Riace Marina, 45 gradi. Sei in testa con Foggia. Vedo che il sud, ragazzi, che il sud, siete in testa. Io 45 gradi penso che... Ma che c'è? Che c'ha il Mirko oggi? Sì. Victor, ciao, che figata, vorrei anch'io avere un ciuffo all'Elvis, grande. Allora, guarda questo, no? Lady Blue ha fatto una cosa bellissima, straordinaria, no? Quindi voglio dire, se ci sono anche, sicuramente ci sono ancora tante persone che utilizzano le vecchie tecnologie a collo, adesive, ormai sono sorpassate, meno di come tecnologia. Io direi di poter voler provare, potete provare la tecnologia del GECO, quindi la tecnologia 3T, che usa... la membrana a scambio ionico più sicura al mondo. Potete, allora vi lascio sempre qua. Victor, lo potresti fare però il ciuffo all'Elvis, eh? Guarda il Mirko, sembrava l'omino della Bitcoin, però non riesco io, come mai non mi fa scrivere? Allora potete telefonare sempre qua, eh? O comunque interrogare il Mago Blu, il nuovo Mago Blu, l'avete provato, ragazzi? Abbiamo il nostro assistente, eh? che vi dà la possibilità di poter restare in contatto con noi 24 ore al giorno, quindi per gestire fino ad arrivare alla gestione della prova 30, fino alla compilazione del modulo completamente in automatico e a fissare un appuntamento nel centro più vicino, quindi per avere il pit stop più rapido della storia, con l'applicazione dei capelli intelligenti 3T Ionix. Allora, mentre vediamo Lady Blue che taglia con la tecnica dello scorpione, una domanda: se viene gratificato come dispositivo medio, quindi è detraibile? Yes, grande Victor. Ok, quello che stiamo ripetendo, hai fatto una domanda molto interessante che poi può interessare veramente a tutti, quindi è una domanda intelligente. Essendo dispositivo medio di classe 1, hai la possibilità di avere sia l'IVA, diciamo, ridotta al 4%, quindi che c'è? Perfezioniamo il frontale un'altra volta. Sì. Cioè, lo rilevate un'altra volta. Allora, ragazzi, qui siamo. Anche che si può modificare più volte. Va bene, ho capito. Lo rilevo. Allora, viene rilevato perché dice devono modificare il frontale un'altra volta. Io non so. Ancora vado a modificare. Ah, ok.
Ah, ok, cosa fai? Dimmi un po'. Taglia leggermente. Modifici? Modifichi? Il frontale. Ok, un attimo che lo fa con il bisturi. Allora, siamo qui un'altra volta con l'omino della Bitcoin. Allora, ragazzi, ciao Patrizia, buonasera. Bentornati, Lisa, bellissimi, ce l'hanno portati via, Lady Blue l'ha riportati via, la tecnologia del geco è sparita. Ora ritornerà Maurizio, oh, grande. Victor, classificato, bene. Te fai conto, c'hai la possibilità di avere l'IVA al 4% e come spesa media la puoi detrarre al 19%. Te fai conto poi che nelle regioni dove noi abbiamo i centri 3T, quindi abilitati con il dispositivo medico, quindi c'è una vetrofania che dice quindi chi è abilitato o chi no, c'è la possibilità di avere dei 300 euro di rimborso per ogni anno di garanzia e addirittura le potete quindi utilizzare con la prova 30, che ripeto costa 450 euro. Yes. E comunque viene fatto un cashback se andate avanti a fare il piano di garanzia, quindi yes, è come se l'avesse provata gratuitamente. Quindi cosa succede? Le 300 euro ve le potete giocare e giostrare, certo, nel piano di garanzia di 12 mesi. Yes, ok Victor, quindi se vuoi avere però maggiore informazione mentre attendiamo che arrivi la mitica Lady Blue o Penny Blue come l'hanno richiamata, Penny, so. Penny Blue, ecco, Lady Blue ha tagliato, fa vedere anche agli amici di Instagram leggermente la parte, si posso mettere, glielo puoi mettere alla barba qui? Barba. Puoi mettere la barba, quindi Penny Blue, ok, ecco Penny Blue. Se devi tirare un po' laterali, allora rimettiamo per la terza volta la tecnologia del geco, la tecnologia brevettata che utilizza il principio a scambio ionico più sicuro al mondo, eccolo qua, quindi niente più colli, niente più adesivi, via. Via, sono 10 anni che non usiamo più gli adesivi, quindi non potete ancora più utilizzare gli adesivi. Aspetta, perché aspetta? No, lui subito. È lui subito, tira indietro. Ciao Marilena, Maurizio, ma in Sicilia ci siamo, Milano siete presenti? Sì, ci abbiamo un punto assistenza a Milano. Va bene, quindi puoi tranquillamente recarti o comunque puoi andare a Brescia. Brescia, Nori, ciao, allora ti do il numero di telefono, segna carta e penna. In Sicilia, Maurizio, ci siamo, quindi c'è il direttore Massimo, quindi siamo presenti sia a Catania che a Palermo che a Ragusa, quindi stiamo un po' completando, no, i punti assistenza, quindi potete tranquillamente telefonare e recarvi per un consulto gratuito. Vitto, ottimo, grazie, salve, sempre un piacere vedervi, ciao Marilena, bravissima Lady Blue, fa un saluto a Marilena che la... Un'altra volta! No, per far vedere la resistenza della tecnologia. Ho capito, ragazzi, ma qui lo levate sempre, poi lo rimettete, vabbè. No, è come la colla, pensate voi, no? No, ragazzi, non se ne può più di questa colla, ragazzi, basta. Chi vi vende un prodotto a collo adesivi, basta ora adesso, dai, su. Cioè, si deve ritrovare, si deve togliere ancora? Gli posso dire che questi capelli te li tieni per altri 5 minuti o si levano? Non lo togliamo, non dobbiamo partecipare, perché in lockdown, se devi sapere... Come no? No, no, scusa, scusa. In lockdown... No, questo mi è piaciuto. In lockdown la gente impazziva e chiamava, cioè, ma come si fa qui, qua, di là? E io invece lo levavo e lo rimettevo. Ma come fai? Ma anche al bar, eh? Anche al bar, lo levavo. Non tu potevi andare al bar? No, andavo stesso. Ciao Vitto, ottimo, a Roma ci siamo, c'è l'imperatore, c'è il guerriero, quindi siamo coperti un po' in quasi tutte le zone d'Italia, quindi potete tranquillamente prenotare una prova 30 con la tecnologia 3T Ionix, la tecnologia del geco, quindi che utilizza il principio del geco, il sistema di fissaggio più sicuro al mondo, quindi ricordiamoci, è un dispositivo medio classe 1. Attenzione, avete visto quella facilità con cui potete gestirvi a casa, potete andare fuori 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, voi potete fare quello che vi pare. Quindi non più continuamente andare nei centri ogni 8 giorni, 9 giorni a levarvi la colla e vi cola da tutte le parti. Ciao Massi. Allora, noi siamo qui con il grande Mirko, la grande Lady Blue. Ma che glielo devi levare ancora? No. Siamo sicuri? Perché se no glielo levo io ora. Saluto gli amici di Instagram e dimmi chi c'è perché li saluto tutti, Ciao ragazzi, continuate a seguirci, attenzione, attenzione. Poi cosa succede? Con il calore della pelle lui si riposiziona, quindi come fossero milioni di micro nano ventose, no? Quindi e traspira come la pelle, attenzione. Nuri, ti do il numero di telefono, puoi telefonare qua, poi o comunque potete sulla nostra pagina, sui nostri social, è già attivo anche sui siti internet, ok? Ci avete il mago Blualdo. 88 25 717, potete telefonare qua. Ok, grande Lady.
Nuri, a Roma puoi andare, Roma capitale per noi è importante. Sei pronto o no? Dico, sta tagliando alla grande. Sei da tagliare. Che ti vedi? Pochi capelli ora? No, va benissimo. Vai a vedere. Che pochi capelli? Va bene, che pochi capelli. Qui una lozioncina la farei, qui. No. Qui. Ragazzi, amici di Instagram, fateci sapere qual è la città più calda d'Italia. Per adesso se la giocano Foggia e Marina Ionica, 45 gradi. Ciao Vitto, a Verona. Verona, dammi una zona più vicino. Padova? Padova, chiedo un consiglio, un aiuto a casa. Padova, sei coperto, quindi puoi andare direttamente a Padova. Va bene? Quindi puoi fare un consulto gratuito. Attenzione, però io dico che la tecnologia 3T Ionix a scambio... Quindi la tecnologia del GECO a noi ci interessa tantissimo per quanto riguarda, perché è nata soprattutto... Allora, quello che vedete per noi è semplicissimo, avete visto, potete gestire a casa. Ci sono clienti stanno sei mesi senza dover venire, se non per salutarci, no? Comunque rifare un piano di garanzia, no? Per le, mi rivolgo soprattutto in questo momento alle alopecie totali, dove la 3T è leader, quindi... con questa tecnologia noi abbiamo quindi cambiato proprio il modo in cui quindi le donne specialmente si approcciano al proprio problema di calvizie totale. Ciao Samuel, ciao Lotif, siamo a Milano, sì. Siamo a Milano con un punto assistenza e Brescia con un centro. Come era prima, siamo qui. Quindi puoi chiamare tranquillamente. Quindi sopra la riga. Sì, siamo qui. Siamo sopra la riga. Ecco. Dice, salute Lady Blu, che ci seguono ma li vedranno presto in diretta video con il presidente Lady Blu. Ho fatto del pit stop alla TDP Supermacchina Centro di Lugano. Ah, grande Leo, sì, un saluto al grande Leo, il nostro campione, quindi che ora per tutta la pandemia è stato bloccato in Svizzera, ma anche i clienti che sono da Como, quindi nelle zone, quindi con il confine con la Svizzera, si ricorda che il centro 3T è a Lugano. Quindi con dei professionisti importanti che saluto, quindi che stanno facendo un lavoro meraviglioso, quindi vi potete recare tranquillamente anche in Svizzera e avere la stessa tecnologia del GECO, quindi la tecnologia 3T Ionix, il dispositivo medico che utilizza il principio del GECO, il sistema di fissaggio più sicuro al mondo. Come ha il grande Mirko, quindi dove siete potete andare. Potete dare l'indirizzo di Milano, grazie, ti do il numero di telefono dove ti registrerai e ti la signorina, una simpatica signorina, ti telefonerà. No, bene. Io qui ti do questo, quindi te da qui poi prenoti. Però. Va bene. Samuel, capito? Fai questa procedura, telefoni qua che poi ti danno l'indirizzo e ti fanno richiamare direttamente da Milano o Brescia. Salve, Salerno, ciao Mario, Salerno, dimmi dove devo andare. Aiuto la regia? Salerno, Potenza, puoi andare direttamente al Potenza, io te lo consiglio, va bene? Se puoi, tanto poi dopo ti puoi gestire da solo, non è che devi tornarci decine di volte a Potenza. Con la poi ricordatevi che poi a settembre, no, ottobre verrà lanciato un upgrade importante che avete visto qualche timida foto pubblicitaria, perché ancora insomma vogliamo lasciare un po' di suspense. 3T Long Range, un nuovo upgrade a tecnologia straordinario. Che porterà ancora un livello sconosciuto questa straordinaria tecnologia. Ciao Lotif, siete a Bologna. Ma Mario, in Campania sì, siamo a Napoli, un centro assistenza, poi vai giù a Potenza, se no vai su a Roma. Giovanni, ciao, costi 450 euro per la prova 30, quindi Mario, in Sardegna per caso ci siete, perché io abito a Olbia. Abbiamo un centro Olbia. A Olbia mi confermano che abbiamo un centro, lo sapevo. Olbia, Sassari e non lo sai ora. Olbia, Sassari, Cagliari.
Quindi puoi telefonare. Saluto Domenico e la Manu, grandi, grandi professionisti e amici. Bologna, sentilo Fiffio, puoi andare. A Cesena no, non abbiamo, perché la tettoria è un dispositivo medio, quindi non è che lo può gestire il semplice parrucchiere, no? Che non ha fatto, cioè nel senso che, ha, che non ha una struttura, quindi che ha fatto i corsi. Allora hai, hai bisogno di andare in un centro assistenza almeno, ok? Anche se poi dopo ti gestisci come vuoi. Ok, grazie mille Mario, io ti rilascio il numero, quindi a Olbia puoi andare a fare una consulenza gratuita. Penso... anche abbastanza veloce. Sì. Grazie. Tieni. Sei fatto apposta per far vedere, sì, certo. Si può vedere qua? Si può vedere il grande? Molto bello. Come stai? Bene. Allora, il grande Mirko, no, voglio dire, c'è chi prende mezza giornata di ferie e lui prende mezza giornata per pettinarsi, lo sapete, però vero, è un professionista, ha il diploma, la laurea della pettinatura più. A Enna avete un centro, ciao Lina. Aspettami, Enna mi prende in contropiede, Enna, siamo vicini a Ragusa? Sì. Siamo a Ragusa, come stai messa di distanza, quindi c'è il grande Massimo, quindi il soldato, il guerriero. Il soldato, quindi abbiamo il nostro direttore, a parte tutto, vediamo un po' di dietro, mi puoi dare per favore il nome di telefono? Ciao Lotif, ok, te lo segno. Chiama qua, qui o qua, mi conosci? Secondo me ha perso un po' di capelli, eh. Una grande Lady Blue, ciao Raffaele, info. Piazza Merina, Lina, ascoltami, da qua onestamente non lo so dove è Piazza Merina. Ascoltami un attimo, noi siamo a Ragusa, comunque noi siamo un po'... Piazza Merina, non lo so, aspettami, mi stanno guardando su Google Maps. Ciao Raffa, info, senti, info, guarda, il grande Mirko, l'avete visto, se poi dopo, magari vi riconsiglierei poi, perché chi si fosse collegato adesso, di riguardare il live dall'inizio, perché oggi abbiamo fatto vedere proprio la semplicità con cui la tecnologia 3T viene applicata, viene rimossa, viene rimessa. È un'ora da Ragusa, mi stanno dicendo, Lina. Ciao Claudia, stima perché lavora con il cliente e si mette in continuo le mani in testa e da sclerare. Grande Claudia, lo so, ma il grande Mirko lo sa com'è, no? Fammi vedere, guardami un po'. Claudia! Capisci a me, Claudia? Senti, ma dietro cosa hai fatto? Abbiamo una siamo solidali con te, Claudia, ormai Lady Blue. Lady, dove sei? Io. Vieni qua. Cioè, Claudia ti diceva, grande stima alla parrucchiera, eh? A Penny Blu, io non so come mai la chiamano Penny Blu ora. Ormai Penny Blu chiamata io. Ma qui perdi i capelli, eh. Meno male. Per un po' vedere. Lina, mi hanno detto un'ora, quindi non so. Poi magari ti puoi mettere d'accordo con il tecnico, non so se poi ci sono altri punti di assistenza più vicino. Io ti dico quelli ufficiali che so adesso, poi magari stanno sempre aumentando, io però non... Io ti dico quello che so adesso. Magari ti converrebbe magari telefonare al call center, almeno al call center ti Claudia ti dice, guarda Claudia ti segue, ti dice, sì. Ti avrei già tagliato le mani io. Claudia, rispondigli un po'. Claudia, è mai la mania. Claudia, lo so, è una mania la mia. Lo so. Digli a Claudia, gli avrebbe tagliato le mani. Lo so, c'è ragione. E lo sai perché? Non mi fa mettere mani addosso e lei ti mette le capelli. Certo. Ecco, per quello. Ciao Lady, grandissima. Eccolo. Eccolo, come fai a tagliargli le mani, Claudio? Lo vedi il lavoro ora fa con questo gel? Ora ci sono, allora lì c'è un brevetto internazionale. Guarda il lavoro, guarda la tecnologia. Oh, guarda cosa c'è dietro. Attenzione, non l'avevo visto io. Il grande, allora inquadriamolo da dietro. Il grande Mirko, cioè, cosa vuol dire questo? Ascolta, questo lo sai che cos'è? Quella... V di Vittorio, no, cioè. È la borsa dell'oroscopo quella. Perché se ci avete caso passo quello. Alla borsa dell'oroscopo. Quella è la borsa dell'oroscopo. Allora guardate bello, però eccolo. Il gesto, questo, allora, qui ci vorrebbero le trombe che suonano e squillano.
quando lui va lì, allora fa questo, fa vedere, no, fa, no, fa vedere, no, fa vedere il movimento con le mani, scusa, non si è visto. Allora, potete fare, vedi, i capelli intelligenti sono meravigliosi, no? Quindi con questo, questo capello che è intelligente perché c'è un motivo, perché comunque... Perché quello che lo porta non è intelligente, non è intelligente. C'ha questo campo magnetico, quindi cosa fanno? Rimangono sempre belli in piega, puliti, c'è una roba straordinaria, quindi io invito solamente a provarli. Ormai noi siamo qui quasi da 20 anni, settembre festeggiamo i 20 anni, mi sembrava ieri, festa mega, mi sembrava ieri, però abbiamo fatto tante innovazioni in questo settore, abbiamo portato veramente la luce, però non ci fermiamo qua, attenzione, io anche gli amici di Instagram, quindi è bello poter creare soluzioni innovative che migliorano la qualità di vita degli altri, soprattutto dei nostri clienti. Allora ragazzi, che dire, vediamo un po', il grande Mirko qui potrebbe stare fino alle 7 la sera, ma noi ora alle 6 dovrei fare anche altre cose. Attenzione, attenzione, una new entry incredibile, salva, salva Mirko l'Ispanico, capito, lo vede com'è stasera? Oh, gli hanno levato i capelli 7-8 volte oggi, perché gli aveva detto un po' più avanti, un po' più indietro, lì di blu un casino. Cioè il geo di Ovolo cominciava a scodare. Mirko l'Ispanico, ciao Salva, come stai? Dove state a Roma? Grazie, ciao Leno. Roma, 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 Roma. Siamo Roma centro? Non me lo ricordo. Dove siamo? Roma? Roma centro, Viterbo. Quindi si chiude un po' tutta la parte, grandi professionisti, dove puoi andare a provare la tecnologia del geco, Quindi la tecnologia 3T che usa, sì. Super resistente al mare, in piscina e oltre 80 gradi, lo posso confermare. Ma perché 80 gradi? Dove sei andato, scusa? 80 gradi. Dove sei andato? No, io so 80 gradi. Nel forno l'ha fatto. 80 gradi di forno. No, allora, il Leo, ascoltami, guidando nei campionati nazionali e internazionali, con il casco, non so, sarà andato in una sauna. Leo, dove sei andato a 80 gradi? Ma c'hai il forno all'esterno, ho visto. Lina dice, sono troppo leccati, attenzione. Anni 50, Lina. Quella sigaretta, anni 50. Adesso prima usavo le pomate, Lina. Questa è la cosiddetta mucca di Chianina. Perché la mucca di Chianina è la vicina di lecca. Questa è la famosa leccata di Chianina. Allora, Lina dice, cambia pettinatura. Però Lina ti sta dando... cioè, in Lina, senso... dimmi. Lina, che pettinatura ti piacerebbe, Lina? Con il casco in auto. Ciao Leno, guarda, ti lascio questo numero qua. Come, con il casco? In auto. Leno, telefona qua. Guarda, ti lascio... Così ti arrivo. Questo è tipo bomber. Lina, guarda un po'. Tipo bomber. Questo è tipo bomber. Anni 20, ha detto Lina. Questo è tipo Vogue. Però qui secondo me ti ci vuole un po' di lozione. Sì. Tipo Vogue. Ma bello, c'è. I smite my guazzi. Che ha detto? Sei bello come il sole. I smite my guazzi. Lina, guarda com'è. Grazie a te, Leno. Se hai bisogno, va bene, e poi vuoi fare la prova 30, lo sai. Anni 50 c'era il ciuffo alla Elvis. Fagli vedere. Oi, eccolo. No, non l'aveva così Elvis, No! Se no, ecco, questo è il ciuffo alla Nick Cayman. Vedi, Nick Cayman. Ricordi Nick Cayman? Però lo vedete la bellezza della pelle intelligente. A parte tutto, ora, chi è un utilizzatore di protesi con capello reciso, insomma, le vecchie protesi con la collo, gli adesivi, insomma, alla fine che non hanno la tecnologia Ionix, no? Questa, vedi questi capelli come li potete mettere stanno, quindi hanno questa capacità, quindi fanno questo cross linking, Me li mettono dentro la stanza. Ma che sei andato in Turchia? Sono andato in Turchia a comprare il tappeto. Controllare per tutto. Dipende. Guardate bene questi capelli come si vede. Allora, hanno questa capacità, è come se fossero vivi, no? Ma allora, se uno li ha provati e li prova, poi capisci la differenza. Quindi, se te passi da una tecnologia vecchia con la collo, con gli adesivi, insomma, ormai sono tutte così, no? Quindi anche noi 10 anni fa li utilizzavamo.
passi la 3T è come passare da una dentiera per i capelli a un dente fisso, eh? Ma un diamante di dente fisso. Questo è il Damiani. Mirko, che te sei mangiato a pranzo? Oi, oi, salva, è così. Perché? Salva. Non glielo, di, caldo, non glielo dire. È il caldo, Salva, non ragiono più. No, guardate la bellezza, però voglio dire, c'è un'arte per fare una cosa del genere, fammi vedere. Questo è Lucky Luke, te lo ricordi Lucky Luke? Quello di... Questo è Lucky. Scusate ragazzi, ma la pandemia è così. Questo è Lucky, eh. Lucky, mi torna la casa. Questo è Lucky Luke. Il grande Mirko, un personaggio straordinario. Lucky, ragazzi. Ciao Salva, come stai? Guarda Lucky, fagli vedere Lucky. Guarda Lucky a cavallo. Questo è Lucky quando era a cavallo, con la cosa così. Ora ci travestiamo, eh. Mirko, sei come il sale su un pezzo di chianina, unico, grande Salva. Un bacione, vedi, gli intenditori, capito? Lo sai Mirko è un cavallo goloso, lo dico anche agli amici di Instagram, no? È un personaggio, ormai è diventato, firma più autografi lui che Totti. Va bene? Perché Totti ha smesso. Ciao Lina, siete forti, anche voi siete forti, continuate a seguirci. Se poi hai bisogno, vai dove, con tranquillità, se hai bisogno, se non hai bisogno di noi, ci segui, mi fa piacere, ci segui i nostri live, sono seguiti da decine di migliaia di persone, mi fa piacere perché... Chi vuole la 3T, vengo direttamente a casa a portatelo, faccio come le pentole che usavo una volta al nostro... Vedi, Marco dice oggi, delle volte sembra che si noti l'attaccatura, oggi invece sembrano naturali, che gli dici te? Marco, sicuramente è colpa del presidente perché del telefono, perché sicuramente non prende l'inquadratura giustamente e si vede... Sai, ascolta Marco, non lo so io come vengono queste inquadrature, veramente. Io ho un 10S, no. Però credimi, ho sempre portato questi. Un XS, però sai, la luce tante volte non è, può dipendere, non lo so, cioè la tecnologia è sempre la stessa, poi magari, non so, oggi magari ti sei collegato adesso... Ciao Giovanni, Prato Pistoia, più vicino, fuoco, fuochino, Calenzano. Noi siamo a Calenzano, quindi siamo vicini ai Gigli, no? Sicuramente ci vai ai Gigli, no? Anche se ora ci vanno meno persone. Quindi se mi vuoi chiamare, magari ti rispondiamo direttamente da qua. Guarda, 055 88 25 717. Ragazzi, però vi dico una cosa, non so, Mirko. Oh. Così stai bene, Lina ha detto. Lina, vedete cosa puoi fare, potete fare tutto, ma cosa gli vuoi dire te a un cliente, a una persona che dice ma cosa posso fare con questi capelli? Dice c'ho una vecchia collacciara. Che c'hai? No, una protesi di quelle vecchie. Chi è? Lui? No, racconta senza dire il nome cosa è successo a un cliente che utilizzava una protesi di vecchia generazione con la colla, allora, gli adesivi. Per le valla un odore che sono scappati. Ciao Marco, sì. Sono scappati anche i miei. Ma che ti ha detto lui? Che è rinato, perché giustamente basta con le colle. Questo qui era 15 anni anche lui che portava colla addosso, ragazzi. Una colla alta. Sì, ma no, vabbè, ma a parte quello, ma 10 anni, 12 anni fa ci sapevano anche noi le cose. Certo, vero. Allora, però io ti voglio dire cosa ha detto lui, cosa faceva lui, cosa era costretto a fare? Che ogni settimana era costretto ad andare a fare un ritocco, ragazzi. C'è una schiavitù, una schiavitù. Era veramente schiavo dei capelli, cosa che non deve essere. Così è cos'è doppio taglio anni 90. Così. Marco. Ciao Julian! Allora, se volete avere la sicurezza in casa e nei negozi, il grande mio amico Julian, eh? Il fabbro più famoso che abbiamo qui dalle nostre parti, quindi non potete avere nessun problema di sicurezza. Grande Julian! Posso andare così? Allora, voi sapete che c'è un istituto qui vicino che mi stanno cercando? Perché mi vogliono anche loro. Lì è una ricerca proprio a Careggi. Sì, ma li volevano fare il tampone, però, che diceva, visto? È un però, reparto. È un reparto. Marco, siamo a Torino, Alessandria, va bene? Quindi se ti vuoi recare a Torino non hai nessun tipo di problema. Quindi, ora, ecco una cosa per i nuovi che voglio dire. Siccome abbiamo tante prove 30 ancora, non siamo riusciti, no? Perché quindi le prove 30 noi le evadiamo in un paio di giorni, no? Con questo rallentamento le stiamo portando a compimento. In maniera naturale, va bene, sono state estese fino ai prossimi 2-3 giorni.
però di solito il 30 luglio vengano poi rimandate a settembre. Se ci sono delle urgenze, va bene? Possiamo vedere, se no si va a settembre. Ecco, a questo volevo dire. Il Calzinos ed intende del Gianluigi Cados, il Calzinos, la nostra amica su Instagram. C'è il Calzinos. Cos'è doppio? Allora, Lina ha detto ti sta bene il taglio anni 90, doppio taglio. Quando ci avevi eri un paninaro, te, no? Era un pane solo Best Company, ve lo ricordate? Solo Best. Ma paninaro perché si andava dai Gross a mangiare la sera? No, è perché avevo vestito di Best Company al Ciarlo. Ragazzi, è unico il grande, no? Lo vedi? Però la tecnologia... Li puoi dire cosa faceva? Cosa ti ha detto? Penny, ecco Lady. La simpatia della Penny con questa pettinatura, eh? Penny. Allora, Penny no. Blue. No, se, ti sei fermato un attimo. Cosa ha fatto il tuo... Cosa ha fatto questo ragazzo? Che ti ha detto? Questo ragazzo che ha detto? Ha detto che mi ha ringraziato tutta la vita. Eccoci, vedi, Penny Blue. Ecco, Penny, perché hanno detto il doppio taglio, tipo paninaro, Lina dice top. Vedi il tocco, il tocco degli animali. Il tocco della Penny, ragazzi. Il tocco. Questo è il calcio? No, questo ragazzo mi ha ringraziato davvero. Mi ha detto mai salvato perché. Secondo me perdi capelli. Meno male. So dove andare se perdo capelli. Ehi. Un personaggio, una leggenda. Ehi. Siamo i Fonzi. Pronto, lo puoi mettere in cosa? No. Il giacchetto di pelle, no. Lo facciamo i travestimenti e facciamo questi inventi. Allora, ragazzi, sì. Io che diresti? La forza per questi ragioni. Dai, ragazzi, stasera ci avete sopportato un po' di più. Dai, eh? Sì. Va bene? Io direi. Basta. Che dici? Ti saluto tutti, vi aspettiamo. Il rimedio c'è per le vostre problematiche. Sei sicuro? Soprattutto dei capelli e anche mentali. Perché qui c'è anche il reparto psicologia. Oltre ai capelli, vi danno supporto psicologico. Veramente, con il presidente che vi tiene mezz'ora. Vi leva tutti i grugnoli dalla testa. I grugnoli? I grugnoli. I grugnoli dalla testa. Allora, ehi, ragazzi, ehi. Faglielo un po'. No, questo sguardo. Ehi. Questo sguardo avvicina, diventa vicino. Instagram, sicuramente. Scusatelo stasera, attenzione. Ehi. Adesso nei capelli può andare in giro a fare conquiste. Grande Lina. Numero uno, Lina. Lina, che gli dici a Lina? Ma perché non so se è sul mercato, io ancora non gliel'ho chiesto, eh. Non lo so. No, ha detto il procuratore, ha detto che mi togli subito. Non so se il cartellino ce l'ha lui o lo ce l'ha la società. Non ce lo la so. Società ancora il cartellino. Eh? Non mi lascia libero, c'è l'ingaggio alto ancora. Le doppie punte, ha detto. Le doppie punte. Puoi conquistare le doppie punte. Sì, vero. Questo sì, ehi. Hai ragione, Lina. E stasera c'hai lo sguardo ammagliatore. Ehi, c'è Instagram. C'è Instagram sulla sinistra, la parte del cuore. Grazie. Cioè, visto che mi sono saldenti, eh? Ragazzi, oggi allora, il periodo è quello che è, quindi se si ride un po' di più, certo. Va bene, fa bene solamente. Chi ride un po' di più, fa bene alla salute. Ma è vero, chi ride un po' di più si toglie la salute. Ma te li sei fatti lisciare questi capelli? O no? A me ci hanno provato. No, veramente. Potrei essere mangiafuoco così, hai capito? Cioè le fiamme, vedi così rappresenta le fiamme. Le fiamme ardite. Salutiamo tutti i componenti e... Alla Fonzi, Lina! Grande Lina! Ti amiamo già, lo sai, quindi... Lina! Ti vogliamo dei nostri, ti vogliamo dei nostri. Di dov'è Lina? Lina, lo sai, è di Piazza Amerina, giusto? Piazza? Amerina, Aenna. Aenna, eh. È sicura. È una donna... Bolle perché sicura, c'è 45 bolle. Gradi. Bolle. Lina, grande Lina. Lina c'è il sangue, bolle. Lo devi perdonare, perché è un toscanaccio. È un ragazzaccio. Oh, ma dai, c'è. No, chi no. Chi è? In chiusura è arrivato. Chi è arrivato? È arrivato. È la tua fidanzata immaginaria. Chi a è? Roma, a Roma. Sami. Sami. Ciao, Sami, ma dove sei andato in tutto questo Sami, tempo, ragazzi? Sami, che sgalletti, eh. Guarda là. Che io guardo, Sami, vedi che sgalletti. Questo è, neanche... è andato in Turchia, eh. Davvero, questo direttamente dall'India, eh? Questo capelli proprio,
c'era un marajà, mi ha detto veramente voleva il marajà, gli voleva regalare anche il tappeto, ma il marajà era pericoloso. Il marajà altro, il marajà voleva fare il festino, voleva fare il marajà. Allora, un'ora siamo qui, Sami, te stai bene? Io direi, guarda, Sami, ti vedo in forma, il grande Mirko è sempre al top, lo vedi? C'ha il questo look, vedi, si può vedere, con il calzino tirato su, la... ecco. Il cambio. Ecco. Modello su dito. Ehi, no, pezzo. Bagno un po'. Eccoci. Bagniamoci un pochino. Perché lo devi vedere qui dietro, non so cosa gli hanno fatto, lo vedi, proprio alla moda, proprio un ragazzo, sì, bello il Mirko, ha detto, bello il Mirko, eccoci. Vai, si riparte ora, Si riparte, altro giro, altra corsa, è come il Takata, vi ricordate il Takata? Altro giro, altra corsa. Però vinci facile, con la tecnologia del Geo, così puoi fare quello che vuoi, Oh! Allora ragazzi, sì, allora quando Sami ti ha detto bello, poi dopo vi sentirete in separata sede. Va bene? Sami. Secondo me ti va via un po' di capelli lì. Ole, 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 ole. Se mi vuoi chiamare, Instagram. No, è di là. mi temo un po', non guardo Instagram perché mi dà questo... Capito? Se non c'è la carogna sulla spalla. C'è la carogna di Instagram sulla spalla, ho paura. No, ragazzi. Ho paura perché poi non posso. Siamo in un canale serio. Allora, ragazzi, perdonateci questi ultimi 10-15 minuti di sbarbolamento. Di scialo. Come direbbe mio grande fratello Jack. A Perugia, che saluto il grande Jack, ciao, e Lea. Ciao, vai al mare con questi capelli, ti ha detto Sami? No, le lascio a casa. No, li porto con me. Anche perché fanno da bagnino, Sami. Lo sai che io appunto i capelli 3D tirano su, Sami. Allora, Lina ha detto, secondo me durano un po'. Lina. C'è una diretta a casa, è come Grande Fratello, si può collegare, mi tenete sott'occhio. Sta 18 ore a pettinarsi i capelli. 18 ore a tenere i capelli, veramente. È una cosa... Cioè, veramente, guarda. Quando è in forma, sì, lo lascio a briglia sciolta. Allora, guardate. Sami, che ne pensi te? Sono pronto per le nozze? E un'ora sta lì a pettinarsi i capelli, no? Pensate voi la tecnologia, com'è sicura, com'è... quello che puoi fare. Così. Sono a sopportarmi, 3D. Cose primavera e estate, come la primavera e l'estate, dice, dura un po', come la primavera e l'estate. Chi l'ha detto? È la Lina. La Lina. Tu sei sempre lì. Niente, Lina. Molto caldo, ha detto Sami. Molto caldo, Antonio, fa caldo, Sami, Antonio. Mi verrebbe voglia di tirarti a peli, ma ormai se li sei pettinati. Antonio. Senti, allora, Sami, Lina, allora direi noi andiamo, se no dai, diventa tanto Mirko, se lo lasci qua, lui fino alle 7 si mette nei capelli. Quindi... Diventa pesante. Va bene, quindi ci fa piacere, siate in tantissimi, spero anche stasera di avervi fatto vedere le potenzialità, la sicurezza, la qualità, la tecnologia della tecnologia 3T. Capelli intelligenti, la tecnologia che usa il principio del GECO, brevettato in tutto il mondo. E il sistema più di fissaggio più sicuro al mondo, ok? Quindi, e che è un dispositivo medio di classe 1, quindi lo potete provare in maniera semplice, rapida, senza attendere mesi. Lina dice: ma che Antonio, lui è il mio fratello. Antonio è suo fratello. Ah, no, io Antonio dicevo... fa caldo? Ah, della pubblicità. Capito, Sami? Tu fai la pubblicità. Tra poco si rompe lo specchio, ha detto Lina. Lina, è già inclinato lo specchio, gli do la mazzata finale, Lina. Lo so, lui, allora non so chi è. Lui chi dice è? Chi è più bello, lo specchio, quello si vede allo specchio o lui? Capito? Chi l'ha detto? Lina? No, te l'ho detto io. Sì. Non lo so. È una lotta dura, litighiamo spesso. Non ci si sopporta a vicenda, lo sai? È una lotta dura, Lina. È una lotta durissima. È una lotta durissima.
Lo sai, a volte mi veramente si piglia la braccia attestata nello specchio. È così. Allora, visto che ora. No, facciamo in serio, basta. Si chiude ora, giusto? Si chiude. Che dai, dici? È un'ora. Ragazzi, vi vogliamo bene. Un'ora di live. È vero. Con il grande Mirko. Con il grande Mirko. Seguitelo perché poi diventa lungo. Ok? Va benissimo. Io direi, ragazzi, continuate a seguirci perché noi siamo. Instagram, saluto per Instagram. I live andranno avanti anche per le prossime due settimane. Instagram. Lavoro lascia fare. Lavoro, allora, lascia io direi, fare. Ragazzi di Instagram, allora, un saluto a tutti voi, continuate a seguirci nei prossimi live. Un saluto alle vostre famiglie. Ah, sì? A tutti. Prima delle ferie ci rivediamo sicuramente. No, giusto? Vorrei vedere. È il 30. Quindi? Quindi vi attendiamo tramite i nostri altri canali, tramite la nostra reception. Sami dice, Lina aveva già rotto tutto lo specchio a casa sua, ha detto Sami. Sami. No, se lo interrompi. Sami, sto dicendo una cosa seria. Lui gli dice, Lina ti dice, chi è il più bello del reame? È la 3T. È il Geco, Lina. È Instagram, Lina, è Instagram, Lina. Instagram, allora, no, fa una cosa, stavi dicendo una cosa seria. No, veramente, ai dubitosi, non ai dubitanti, ai dubitosi, no, veramente, di chiamare le ragazze, di formarsi ancora di più tecnicamente come si svolge. Vabbè, ormai si guardano tutti no, i miei, dai. Lo sai, le domande le fanno continuamente perché rigira quando sempre le solite domande, giustamente. Però c'è il mago blu Aldo che risponde. Bene. Quindi. Però devono capire come funziona. Bene. Qui senza colla. Questo mio carissimo amico era 15 anni veramente che andava giustamente da un nostro competitor, tra virgolette, però non risolveva il suo problema perché lui d'estate veramente soffriva. E grazie, mi ha ringraziato, mi ha mandato messaggi, mi ha fatto anche il regalo, guardi tutto. Noi siamo contenti. No, ma la Sardegna è stata bella. Lui mi ha detto, dice, io pensavo in Sardegna di avere questa questa sicurezza. Di fare le cose che prima non faceva. Perché prima stava sul. Ha detto Mirko, guarda WhatsApp, così vanno bene a parte gli scherzi. Lina ti dice, ok, vanno bene, ti vogliono tutti bene, ti amano. Grazie. Va bene, quindi. Allora, a tutti, fai l'ultimo saluto e poi si chiude. Va bene. Allora, da grande passi, dalla nostra che è Instagram. Instagram, è la donna Instagram, io lei tutta Instagram, poi col calzino così Massimo. Vai. Guardiamo il calzino con la si può fare questa cosa prima? No, non si può fare. Non si può fare. Però il calzino. Non si può il fare. Calzino con la catena si può fare. No. Ragazzi. La nostra Irene. La nostra Irene. Salutiamo Irene. Instagram. Grande Massi. Allora, vai un saluto a tutti e io chiudo poi. Dai, saluto tutti seriamente. Se volete fare domande. Ciao Sami, continua a seguirci. Ti ciao, vogliamo Sammy. Sempre fra i guerrieri 3T, quindi fan più Agguerriti e scellerati. Quindi in maniera positiva. Certo. Quindi fan positivi. Un saluto al grande Mirko, un saluto a tutti gli amici di Instagram, ciao. Un saluto al presidente Max. Ci vediamo nei prossimi giorni, i live continueranno anche per le prossime due settimane sul canale I Capelli Intelligenti, il miglior canale per le soluzioni più innovative ai vostri capelli. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Grazie, ciao.